Salve gente, oggi ero qui, non sapevo che cosa fare e ho provato a telefonare alla team perché qui su Paganico sembra che siamo diventati cittadini di serie A e cittadini di serie B per quello che riguarda l'attivazione della fibra ottica, in questo caso chiamata VDSL per non essendo una fibra ottica pura che arriva all'utente finale. E una parte del paese di Paganico è già stata attivata dal 4 di giugno di quest'anno. Un'altra buona parte invece è l'area dove si trova anche il sottoscritto. Niente, ancora niente. Quindi ho provato, colto, diciamo, ecco, colto da paranoia, ho provato a telefonare alla team. Beh, dopo comunque una ventina di minuti di attesa, la quale mi hanno sobillato di messaggi promozionali, offerte fantastiche, roba da farmi schizzare anche l'unghia incarnita del dito mignolo del piede sinistro. Finalmente, dopo una ventina di minuti, ha risposto un operatore. Ma andiamo un attimino a sentire che cosa ci ha detto l'operatore. Sentiamo, sentiamo che cosa ha detto. Vediamo se parte il video. Buonasera team, sono Marco, in caso possa essere utile. Buonasera Marco, Luciano dalla provincia di Grosseto, precisamente dal comune di Civitella Paganico. Dunque, volevo avere un'informazione. Qui su Paganico avete attivato la fibra VDSL, diciamo per la metà del paese. L'altra metà è ancora niente, non si vede nulla. È dal 4 di giugno che è stata attivata in una parte del paese, però nella parte anche dove sono io qua ancora non c'è nulla. È possibile sapere i tempi di quando potranno anche eventualmente riprendere i lavori per completare, diciamo, l'opera? Guardi, una data diciamo precisa no, però le posso dire, glielo posso garantire, entro fine anno, quindi entro dicembre, tutto il territorio italiano, ma tutto il territorio italiano deve essere coperto da fibra. Ecco, diciamo, non le posso dire, tra 15 giorni o un mese, no, le darei delle informazioni adatte, ma entro. Questo lo possiamo dire. Ma scusi, come fibra intende proprio fibra pura che arriva direttamente all'utente finale oppure VDSL che arriva? Direttamente a casa sua, sì, non ha stacchi di rame, diciamo, Ah, dalla ecco. cabina a casa. Ho capito, ebbene, speriamo che sia così, che si possa finalmente avere una linea più veloce, perché in queste condizioni, anche con la linea ADSL, insomma, fa un po' piangere, fa un po' pena, onestamente, fa un po' pena. No, infatti, ma noi lo sappiamo, perciò dicevo, vediamo queste tempistiche perché sappiamo che dobbiamo intervenire e risolvere il problema. Va bene, d'accordo Marco, la ringrazio, buona serata e buon lavoro. Io ringrazio lei per averci contattato, le auguro una buona serata e se le arriva un'intervista telefonica, buttare in moto la mia assistenza. Va bene, sicuramente lo farò. Arrivederci. Beh, avete sentito allora? Paganichesi che ancora non avete la fibra entro la fine anno. La fine, cioè dell'anno, ha detto l'operatore,
che addirittura avremo una fibra ottica pura, non proprio la VDSL, che la fibra ottica arriva all'armadio e poi prosegue verso l'utente finale con il classico doppino di rame. No, niente di tutto questo. Avremo proprio una fibra ottica. Perfetto, speriamo che sia così, io me lo auguro. Io mi accontenterei anche di un 100 megabit di download, di ricezione dati, ma anche un 30 megabit, non chiedo neanche tanto, mi basterebbero anche 30 megabit di upload di invio dati, ecco, per poter risolvere tanti problemi di collegamenti vari verso questo mondo sconfinato di internet. Chi lo sa, vabbè, aspettiamo la fine dell'anno e vediamo se potremo alla mezzanotte del 31 dicembre, la notte di San Silvestro proprio, 31 dicembre, se potremo stappare la bottiglia di spumante non solo per festeggiare il nuovo anno, ma anche perché per festeggiare l'attivazione della fibra ottica su Paganico. Attendiamo con fede, attendiamo. Ciao ragazzi, ci risentiamo. Ciao ciao.